Grazie a tutti di essere venuti, ora forse si sente meglio. Abbiamo deciso di fare così, il filmato lo proiettiamo fra mezz'ora perché noi abbiamo dei parlamentari che gentilmente sono venuti qui con noi oggi e poi devono andare a lavorare, visto che lavorano, nonostante quello che si dica. Quindi io darei subito la parola a persone che poi devono scappare in commissione. Il senatore Andrea Marcucci è qui con noi, eccolo. Senatore, vada dove crede, questa è casa sua più o meno, anche se lei sta in Senato. Questa è la Camera, ma insomma, no? Allora, senatore, lei fra l'altro ha un'esperienza familiare di emigrazione, o sbaglio? Sì, la mia famiglia è una famiglia che ha... Io vengo dalla Valle del Serchio, dalla Garfagnana, da Barga, provincia di Lucca, e come tante famiglie di quel territorio, il mio nonno... Aspetta, questo aspetto? No, lo tengo più vicino. La mia famiglia, come tante del nostro territorio, ha avuto moltissimi membri che sono andati all'estero. Il mio nonno e i suoi fratelli e sorelle erano in totale 12. Dei 12, 11 sono emigrati. Di 11, 9 sono emigrati negli Stati Uniti, esattamente a Chicago. Tutti avevano, quando sono emigrati, dai 10 ai 18 anni. Là hanno intrapreso delle attività, sono diventati imprenditori, hanno creato una grande azienda che produce ancora oggi pane oggi congelato, all'epoca era un piccolo forno. Il mio nonno, di quei fratelli, è l'unico che è tornato in Italia. Si è sposato in Italia perché la sua fidanzata era la maestra del paese di Castelvecchio Pascoli, il paese dove ancora oggi io risiedo, e ha avuto due figli, uno dei quali ovviamente il mio babbo, e aveva il sogno di, grazie alle fortune fatte all'estero, di fargli avere una posizione in Italia. E quindi ad entrambi fece studiare farmacia perché il suo sogno era che diventassero farmacisti e avessero una loro farmacia. Però il mio nonno, che non si fidava evidentemente della sua prima generazione, ci lasciò un diritto a noi nipoti, che non eravamo ancora nati in realtà. Perché io, quando ho avuto 18 anni, ho avuto l'opportunità, prevista dall'eredità del mio nonno, di diventare azionista del forno di Chicago, purché andassi là a lavorare. Io invece ho deciso di fare una cosa diversa, di seguire il mio babbo nelle aziende di famiglia e poi ovviamente la passione della politica che mi ha portato qua. Però questa esperienza, che è un'esperienza collettiva di tante famiglie nel mio territorio, è un'esperienza ancora viva. Cioè, noi ci sentiamo eredi di quelle esperienze, eredi anche di quel bisogno, perché quelle esperienze nacquero da situazioni drammatiche di bisogno, successive all'Unità d'Italia, alla fine del secolo, all'inizio del secolo, nei periodi tra le due guerre e poi anche successivamente nella Seconda Guerra Mondiale. Sono stati tanti i periodi dove il bisogno ci ha spinto ad andare a cercare opportunità. Senatore, adesso questo bisogno è tornato in modo prepotente. Come vede questa nuova emigrazione giovanile italiana, che anche nella sua terra credo che sia molto interessata, la Garfagnana, la Lucchesia? Ma è una situazione molto diversa rispetto a quell'epoca. Oggi si cercano opportunità di lavoro, opportunità di realizzarsi, opportunità di trovare applicazione e soddisfazione magari a un percorso di studio. Sono tante decine di migliaia i nostri giovani che vanno all'estero. Il mondo è globale, il mondo sta diventando globale. Io credo che fare esperienze all'estero possa essere formativo, possa essere interessante, possa essere un'opportunità. Sta al nostro paese creare le condizioni affinché questi giovani, che hanno voglia di mettersi in gioco, che sono disponibili a girare il mondo per fare fortuna e fare esperienza, poi però mettano a disposizione queste esperienze maturate e abbiano voglia di tornare. Dal filmato, dalle interviste, si coglie che questo desiderio non è certo oggi maggioritario. No. Forse anche perché l'Italia non è vissuto come un territorio di opportunità. Assolutamente, non è attrattiva per il lavoro. Non è attrattiva per il lavoro, non è attrattiva per il merito, non assolutamente. È attrattiva per persone che magari hanno speso nella loro formazione e non trovano il modo di essere valorizzate. Certo. E bisogna tutti insieme lavorare affinché queste condizioni si creino. Credo che quei giovani
e quei giovani che hanno dimostrato capacità formativa, coraggio di mettersi in gioco, disponibilità a girare il mondo per lavorare e per formarsi, siano un grande patrimonio che noi dobbiamo avere il dovere morale di recuperare. Grazie senatore. Grazie a voi. Allora, io darei subito la parola ad Angela Schirò. Angela Schirò è una deputata, ditemi, cioè, scusate ma io adesso lo spengo, perché continua a telefonare gente che vuole venire, che sta fuori, non riesce a entrare. Io, no, che vogliamo fare, amici del... io lo spengo e via. Scusate, allora, dicevamo, Angela Schirò, ecco, ho spento, testimoni. Ormai chi è fuori è fuori, chi è dentro, ahimè. Angela Schirò, dov'è per cortesia? Già seduta, benissimo. Angela Schirò è una deputata circoscrizione Europa, nata in Germania, figlia di migrati italiani, o sbaglio? Ecco, quindi lei è un'italiana di seconda generazione in Germania, giusto? Allora, i deputati eletti all'estero, e vi presento innanzitutto, non ve l'ho ancora presentato, Massimo Ungaro. Scusatemi, anzi... Forse avrei dovuto presentarvelo per primo, perché grazie a lui se oggi siamo qui, nel senso che io mi sono innamorata, fra virgolette, di una sua intervista rilasciata a Madrid, una dichiarazione per me molto interessante sugli italiani all'estero, su quello che è nel concreto il suo lavoro per favorire il rientro di questi italiani, e ho detto è il mio uomo. È lui che voglio che mi organizzi questo convegno e si è gentilmente prestato. Allora, Angela Schirò invece, io direi che ci deve raccontare un pochino la sua esperienza in Germania, l'italiano in Germania, no? Oppure quello che preferisce naturalmente, visto che... Quanto tempo ho a disposizione? Perché io di formazione insegnante, per cui posso parlare all'infinito. No, grazie Angela. No. Allora, so che dovete andare via tutti o quasi alle 15 che avete da lavorare. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui e sì, di soprattutto portare un po' la mia esperienza. E io sono molto contenta comunque che si parla sempre di più di noi italiani all'estero. Lo dico perché è un fenomeno che non è nuovo, però diciamo che nell'opinione pubblica, ovviamente ha a che fare con i mezzi di comunicazione che adesso abbiamo e che prima magari non avevamo, e a volte magari se non si era toccati personalmente da una storia di immigrazione se ne parlava poco. Adesso la storia è diversa, per cui anche io stessa sto rivivendo, diciamo, come si può dire, un'attenzione che magari prima non c'era. Io sono, come già detto, figlia di emigrati italiani. Mio nonno se ne andò in Germania, dalla Sicilia, ed faceva parte dei cosiddetti lavoratori ospiti, Gastarbeiter, come si diceva in Germania, che erano previsti come lavoratori, diciamo, che dovevano stare per un periodo in Germania e poi, dopo aver fatto il loro lavoro, se ne dovevano andare. E così si sperava. La stessa cosa è successo con i tanti lavoratori turchi che sono stati, i tedeschi sono andati persino in Turchia, cioè hanno stato proprio una ricerca di lavoratori che poi ovviamente sono rimaste lì e adesso formano la comunità di stranieri più ampia in Germania, però gli italiani siamo comunque tra i primi comunità, diciamo, non tedesche. E mio padre se ne andò e così io sono nata e cresciuta in Germania, ho fatto le scuole lì, mi sono formata lì, e tutto questo per dire, io come ci sono entrata in contatto con l'Italia, perché sembra una situazione un po' che adesso molti qui, ho sentito che sono delle madri o dei genitori, capiranno, perché vedranno magari i nipotini che poi col tempo arriveranno e cresceranno in un altro ambiente e si vedrà questa duplice identità, e crescono in un ambiente che non è quello italiano, ma hanno i genitori italiani o almeno una parte dei genitori hanno i nonni italiani. E c'è un momento in cui c'è bisogno di questo contatto, diciamo, con la patria, chiamiamolo così, no? E nasce perché? Nasce per me soprattutto con il programma Erasmus. Perché dico il programma Erasmus? Per far capire che comunque oggigiorno entrare in contatto con un paese, con il mondo, che non è quello dove siamo nati, è la cosa più naturale che ci sia, anche per esempio all'università. Per cui
per ribadire, oggi è ovviamente un'emigrazione, possiamo chiamarla di massa, però è anche è diversa. Perché? Perché entrare in contatto con questo mondo che allo stesso tempo si fa sempre più grande e però anche sempre più piccolo grazie ai nuovi media, ai mezzi di comunicazione, ma anche grazie ai trasporti che ci rendono tutto un po' più vicino. Perciò questa voglia di voler sperimentarsi, di voler vedere altro, di voler tentare la propria fortuna, di voler tentare di potersi realizzare, cogliere un'opportunità che non si è vista qui, ovviamente è alla portata di mano, è molto più facile oggigiorno. Per questo magari una decisione viene presa anche in maniera più, no, più veloce, magari non si insiste abbastanza qui in Italia, potrebbe essere, però non per forza. Però c'è questa cosa, io sono formata, sono qualificata altamente, so che per esempio in Germania posso avere una possibilità, allora io prendo e vado, perché le distanze non sono lunghe. E questo è quello che volevo dire, alle madri di non aver paura, anche perché lo so che il dolore di vedere un figlio andarsene è forte. Io l'ho visto non in prima persona, ovviamente, perché io non sono un expat, però l'ho visto con i miei nonni, per i miei genitori, però per dire adesso le distanze sono più corte. Angela Schirò, sì, perdona, volevo... prego, prego, perché volevo uno spazio per una domandina, sì. Urge. Prego, faccio la domanda o continua? No, per me è uguale. No, io volevo chiedere, mi veniva voglia di sapere, lei preferisce la Germania o l'Italia a livello personale? No, dai. Questa domanda l'ho sempre odiata, da bambina già. No, l'ho sempre odiata da bambina, proprio oggi ho fatto un post, perché come tutti sappiamo un giovane italiano in questi ore sta avendo abbastanza polemica, sto parlando del vincitore di Sanremo, perché si parla delle sue origini. Io trovo questa cosa abbastanza buffa, perché per me si può essere tutte e due, e le persone che sono qui presenti e conoscono il mondo dell'emigrazione sanno che noi siamo... possiamo essere tutto, cioè le radici che abbiamo insieme al paese che ci ospita, perché allora, prendiamo le tradizioni. Italiani e cittadini del mondo, questo, e cittadini europei, no? Sì. Questo è un po' il concetto, poi in Germania si sta benone, del resto, Berlino in particolare, dai. Questo è una cosa che io voglio sfatare, perché questo bene. Si sente pure spesso sin dall'infanzia, tu non hai dovuto fare sacrifici, a te ti è stato tutto regalato, perché in Germania c'è la meritocrazia, c'è quello. Allora, la Germania aiuta le famiglie, ovviamente anche lì il sistema sociale è in crisi, questo diciamolo, con il Hartz IV che viene messo sempre più in discussione, eccetera. Io grazie a delle misure che ci sono ho potuto studiare, per esempio, cosa che magari qui in Italia non l'avrei potuto fare, perché i miei genitori sono semplici operai. Però io voglio sfatare questo mito anche oggigiorno, perché spesso quando parliamo di emigrazione nuova noi parliamo dei cosiddetti cervelli in fuga. A me questo dà un po' fastidio, questa espressione, perché prima di cosa che non sono in fuga. Molti prendono questa decisione, la maggior parte sono decisioni ben pensate, sono decisioni prese veramente con l'anima in mano, perché ovviamente si sa che si va incontro a un nuovo percorso di vita. E in più non sono solo ragazzi preparati, purtroppo, che se ne vanno dall'Italia, e questo è il grande problema che abbiamo, perché molti ragazzi, io dico ragazzi perché io stessa non voglio invecchiare, per cui mi definisco ancora ragazza, molti non riescono a inserirsi nel paese di accoglienza. È lì che noi dobbiamo avere, lo Stato italiano deve essere presente ed accompagnare questi ragazzi. E in questo sono molto importanti i deputati e i senatori eletti in circoscrizione estera, proprio per questo oggi ne abbiamo tanti. Allora, Simona Malpezzi, grazie Angela Schirò. Simona Malpezzi, senatrice e molto interessata a questo tema, e ci dirà lei che cosa ne pensa, giusto? Soprattutto per un aspetto importante che è il rientro. Grazie Barbara, noi abbiamo avuto modo di parlarne, lo diciamo perché senza metterci d'accordo ci siamo trovati in una stessa trasmissione in cui veniva presentata una parte del lavoro che Barbara ha fatto, e poi appunto ho scoperto che Massimo aveva già preso i contatti e che c'era questa grande e bella opportunità. Io non sono stata né cervello in fuga, e non ironizziamo sul cervello, ma me ne sono andata a un certo punto per amore. Sono andata in Germania, ho vissuto là diversi anni, ho sposato un tedesco, ho avuto
due figlie che sono nate là, oggi viviamo tutti in Italia. E mi sono sempre occupata di giovani, di ragazzi, di educazione, perché faccio la prof oggi in Parlamento ormai da un po' di anni. Si diceva con Barbara che bisognerebbe che l'Italia si occupasse di un principio, quello di dire ai nostri ragazzi che se vogliono partire è una cosa bella e devono essere liberi di poter andare, e nello stesso tempo quello di dire ai nostri ragazzi che possono essere liberi di tornare, liberi di partire e liberi di rientrare, perché questo dovrebbe essere l'elemento di cui la politica si deve occupare. No, lo dico perché qualche anno fa c'è stata la polemica sul fatto che in Italia arrivassero i direttori dei musei internazionali facendo attraverso i loro titoli potessero venire a lavorare in Italia anche se non erano italiani. Io trovavo questa invece una grande opportunità, perché significa che i nostri ragazzi possono avere le stesse opportunità per andare fuori. Questo dovrebbe essere lo scambio. Allora, noi abbiamo bisogno di continuare a lavorare sulle competenze per rendere i nostri ragazzi davvero dei cittadini d'Europa. I nostri ragazzi, per come strutturato oggi il sistema scolastico italiano, viaggiano meno degli altri e quindi hanno meno opportunità di visitare. Allora, rilanciamo l'Erasmus. Due anni fa noi in legge di bilancio, grazie anche ai nostri parlamentari europei, con un lavoro fatto congiuntamente, siamo riusciti a potenziare questo. Ma io dico di più: vogliamo lanciare questa idea? Io lo sto facendo con una proposta di legge sull'Interrail, per esempio, dicendo ai nostri ragazzi che si diplomano che è lo Stato che glielo paga quel biglietto. Incominciamo a far conoscere loro l'allargamento delle frontiere, al posto di parlare di confini chiusi, ma dire loro che c'è un passaporto, che noi diamo loro, garantiamo loro un passaporto per potersene andare e a visitare, a conoscere. Competenze di questo tipo, competenze formative per fare in modo che i nostri ragazzi possano essere attrezzati ad andare all'estero. E noi che siamo qua, parlamentari eletti in circoscrizioni estere, chi è stato eletto in Italia, lavorare perché l'Italia possa aiutare chi dall'estero vuole venire a lavorare in Italia, che non è necessario che sia italiano fondamentalmente, e nello stesso tempo chi è italiano e all'estero e in Italia ci vuole rientrare. Queste devono essere le nostre parole chiave per poter fare in modo che il sistema funzioni, perché anche dire semplicemente che i ragazzi escono è limitante, perché spesso è un'opportunità, ma garantire loro di tornare nella maggior serenità possibile, portare anche in Italia quel loro tipo di esperienza, è altrettanto bello e arricchente. Io non so che cosa faranno le mie figlie, partiranno e spero che qualora vogliano rientrare in Italia ci sia la possibilità per loro di essere serene e di fare le scelte per loro e per tutti i ragazzi che hanno voglia di fare esperienza. E benissimo, grazie a Simona Malpezzi. Allora, noi salutiamo chi deve andare a lavorare, anche se anche questo è lavoro per loro, no? Ecco, Massimo Ungaro, chi rimane di... Lei rimane? Ci fa molto piacere, grazie. E quindi potremmo, che dite, vedere questo documentario? Possiamo ora? Oppure vogliamo fare altri interventi? Vuole dirci una parola lei prima? Io credo che la gente sia venuta per vedere il docufilm e quindi via, buona visione. A proposito, scusate, ma vi tengo sulle spine ancora un pochino. Chiamo qui il presidente della Fondazione Cresce, Alessandro Bianchini. Prego, presidente, per rispetto, perché questa fondazione ha creduto fortemente in questo lavoro, ci ha investito del tempo ed è un progetto che merita. Come voi. Quindi io, proprio per un fatto doveroso, a mio avviso, di rispetto, voglio che il nostro presidente dica chi è tutto qua, a voi, e cosa fa la fondazione. Grazie Barbara, per me è una cosa veramente importante essere qui oggi con questo docufilm. Io rappresento appunto la fondazione Cresci, che ha un patrimonio unico nel suo genere in Italia e forse in Europa per quanto riguarda tutto quello che c'è di storico nel mondo dell'emigrazione. Abbiamo un patrimonio di documenti di vario genere, fotografie, di tutto insomma, e anche cimeli importanti. Gestiamo un museo Palazzo Ducale a Lucca, sede della provincia, io vengo da Lucca, dalla provincia di Lucca, e anche una biblioteca specifica su questi argomenti che abbiamo e continuiamo a mettere a disposizione a tutti quelli che sono interessati.
Però da sempre, come Fondazione Cresci, ci siamo sforzati di far presente in ogni momento che il problema dell'emigrazione forse è stato non seguito come doveva essere. Basta ricordarci che nella metà dell'Ottocento fino agli anni 70 si dice che circa 26 milioni di italiani siano usciti dalla nostra nazione. Praticamente c'è una seconda Italia lontana da noi. Ecco, e questo, se si volesse, ci sarebbe motivo di parlarne per ore, perché l'emigrazione non è stato solo il dramma della famiglia che si separava. Pensate, diceva prima chi mi ha preceduto, che oggi è facile, i giovani vanno a cercare lavoro e magari quei posti ci sono già stati in villeggiatura. Ai tempi di questa emigrazione di cui parlavo io, partivano per esempio la Garfagnana, io vengo dalla Garfagnana, dalla provincia di Lucca. La Garfagnana nel mondo, qua si sta facendo pubblicità alla Garfagnana, sì. Era stupenda. Sei? Sono della Vicini, Lugiana. Si sta molto vicini. Bene. Dicevo, partivano giovani e meno giovani che non avevano mai visto il mare, stavano mesi perché i tragitti si facevano con le navi, pensate ad andare in Australia oppure nelle Americhe, non avevano mai visto il mare, non conoscevano la lingua, per cui immaginate le difficoltà. Ecco, noi ci siamo sforzati in tutti questi anni di riproporre il dramma dell'emigrazione e anche gli aspetti estremamente positivi. E ora siamo a una nuova emigrazione. Ecco. 2 milioni di italiani sono partiti negli ultimi 12 anni, non è una cifra da poco, per questo la Fondazione Cresci, ecco, adesso ha deciso di investire. Appunto, visto tema. Che dal 70, dagli ultimi anni, dal 2013, l'anno scorso si è dato dei numeri, circa 280.000 giovani, perché fondamentalmente sono giovani, da 20 a 40 anni, allora ci siamo premurati di preoccuparsi anche di questo fenomeno. Facciamo vedere questo filmato, Presidente? Come no? Questo... Va bene, ci sarebbe tante cose da dire, eventualmente se mai ci torniamo sopra. Abbiamo un paio d'ore, si resiste, perché vi devo presentare tantissima gente che oggi è venuta con noi, che allargherà il quadro, le due grandi organizzazioni che si occupano di rapporti italiani. Non c'è il microfono, accidenti, che devo fare? Ecco, prego, grazie. Allora, vi dicevo, dopo le due grandi organizzazioni che si occupano di rapporti italiani nel mondo, IDOS e Migrantes, abbiamo i principali giornali che si rivolgono agli italiani all'estero, abbiamo il Fatto Quotidiano, la curatrice della rubrica Cervelli in Fuga, il Fatto è stata la prima testata che 10 anni fa si è occupata di questo problema, devo dire con enorme successo, lungimirante il Fatto Quotidiano. Abbiamo le Mamme dei Cervelli in Fuga, un'organizzazione, un blog, una community, chiamatela come vi pare, la quale è nata a fine 2016, raccoglie oltre 5.000 mamme e anche papà, no? Poi faremo i padri cervelli in fuga, altrimenti, insomma, diciamo che raccoglie i genitori, e per fare rete, per dare consigli e informazioni, fanno parte tutti coloro che hanno figli all'estero. Abbiamo ovviamente il musicista, l'autore della colonna sonora, Massimo Priviero, spero, anzi credo proprio che l'apprezzerete il suo lavoro, e quindi io credo che sia ora di far vedere Italia addio, non tornerò.